Non c'è due senza tre, si vola in vetta. Un Napoli tenace riesce a superare la vecchia signora nei minuti finali con un gol di Kalidou Koulibaly, che ha rimesso in piedi una partita che probabilmente era nata male. Beh, dall'inizio sembrava subito che il Napoli fosse molto concentrato e volesse in qualche modo condurre la partita, guidare la partita. Infatti il possesso palla dice proprio che il Napoli ha tenuto il pallino del gioco. Un pallino però sterile, soprattutto nella prima parte di gara, dove purtroppo un grandissimo errore di Manolas ha permesso a Morata di realizzare il primo gol e quindi di portare la Juventus in vantaggio per 1-0. Tanto fumo, poco arrosto nel primo tempo, possesso di palla sterile, lo abbiamo già detto, ma nel secondo tempo tutti pensavamo che dovesse uscire Politano. Quando abbiamo visto un as che si riscaldava e che era in addirittura ovviamente d'entrata, abbiamo pensato che uscisse proprio Matteo. E invece no, Spalletti ci ha sorpreso ancora una volta, ha fatto quello che un grande allenatore può fare. Ha fatto uscire il MAS, ha contratto il centrocampo fino a ridurlo a due con un Fabian Ruiz insolitamente vispo, presente e attivo, e con uno Zambo Anguissà fortissimo, ragazzi. Cioè, se le premesse sono quelle che abbiamo visto, allora potremo probabilmente dire di aver trovato inaspettatamente un calciatore che effettivamente potrà essere molto utile al Napoli. Quindi centrocampo a due, un as in campo a dare manforte a Politano, Insigne e Osimhen, e il Napoli costruisce la partita fino ad arrivare ad un momento chiave dove, dopo un guizzo di Fabian Ruiz, Insigne col suo tiragiro non pericolosissimo a dire il vero, mette però in difficoltà Szczęsny che devia il pallone. Chi c'era? Matteo Politano, che era pronto lì a seguire l'azione. È pronto ad insaccare alle spalle del portiere juventino. Quindi punteggio sull'1-1. Il Napoli continua ad attaccare, la Juventus ormai è in bambola, non riesce più a produrre gioco. Ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Keane, Kean, chiamatelo un po' come vi pare, probabilmente voleva far gol, ma nella porta sbagliata. Un bel colpo di testa in direzione di Szczęsny. Arriva Koulibaly e in questo caso, con un fiuto da inaspettato goleador, riesce a catapultarsi sulla palla e a scaraventarla alle spalle del portiere juventino. E 2-1 sarà questo il punteggio finale. Beh, non possiamo dire che siano le assenze, oppure siano solo le assenze ad aver determinato questo punteggio, anche perché la Juventus ha schierato praticamente tutti i nazionali, ognuno della sua nazionale, non tutti italiani, ma lo sappiamo già, è un po' il calcio moderno. Ed è per questo che poi, quando si parla di profondità della rosa, bisogna anche accettare che ci sono alcuni momenti in cui questa rosa non sarà completamente a disposizione, così come non lo è per il Napoli, non lo è stato per la Juventus. Il Napoli però ha schierato il sudamericano rientrato, Allegri ha preferito tenergli il riposo precauzionale, probabilmente proprio in vista della Champions League. Beh, dobbiamo evitare di fare proclami, dobbiamo evitare di essere troppo troppo ottimisti. Il campionato è lunghissimo, il campionato è pieno di insidie. Il Napoli dovrà rimanere molto concentrato, ma questo è un campionato in cui il Napoli dovrà giocarsela fino all'ultima giornata per tornare quantomeno nell'Europa che conta. Poi chissà, nessun traguardo ci è precluso fin quando la matematica ci dice questo, però pochi proclami, partita dopo partita, step by step, portiamoci avanti per recuperare la agognata qualificazione in Champions League che ormai ci manca da troppo in casa azzurra. Buona giornata a tutti da parte di Ivan Scudieri e dalla redazione di CalcioNapoli1926.it. La nostra informazione continua da una parte sulle pagine del sito www.calcionapoli1926.it, dalla nostra app, e la nostra informazione invece in video torna puntuale domani, più o meno alla stessa ora. Buona giornata a tutti da parte di Ivan Scudieri.